un'azienda atomizzata, per cui alla fine ci si unisce e si creano nuove aziende, continuano a nascere progetti che in realtà nel momento in cui crea un progetto stai creando un gruppo di lavoro che di per sé è un'azienda di fatto. Insomma, tante aziende di fatto che si costruiscono su progetti e su idee. Dando per il vantaggio di lavorare qui è che chiunque cammini qui è un professionista. Questa sarebbe una forza enorme, perché qui siamo tutti, sono anche le aziende grandi, ma la maggior parte sono PMI che hanno il problema della riconoscibilità e della credibilità, perché spesso tu crei dei progetti che sono superiori a quelle che sono la tua credibilità sul mercato. Se è ditta individuale, se è SMC, se è SS, crei dei progetti, il cliente ti guarda e ti dice: ma è credibile? Ma se questa cosa viene sotto un grande cappello che è quella di... No, aspetta un attimino, è un progetto che nasce all'interno di Copernico 38, ci siamo messi assieme e in azienda diventi credibile sia su potenziale cliente sia su una rete agenti. Qual è il problema con la rete agenti? Che l'agente ti dice: prima mi dai soldi, poi vado fuori a cercarti i clienti e tu fatturi. Tu azienda piccola invece cosa dici? No, aspetta, tu prima vai fuori, cerchi cliente, fatturi, quando incasso ti pago, e non ci si trova mai. L'azienda grande non ha problemi perché può lavorare e quindi si crea delle rete agenti vere. L'azienda piccola rischia di trovare degli agenti che prendono il mandato e poi non vogliono farlo. Quindi l'idea era quella di creare dei servizi. Penso uno sportello Copernico che si attiva tutti i giorni dalle 9 alle 10, dove i professionisti, ogni professionista va e dà consulenza. Un giorno c'è uno che si occupa di coaching, un giorno uno si occupa di marketing, un giorno usa... Allora, tu puoi parlare, hai un dubbio, un qualcosa, vai lì, può essere la domanda secca, poi può essere soltanto il consiglio, o può essere che per smartphone diventi un cliente. E così nella mia area, che può essere l'area marketing, così nell'area della creatività, un'area dell'app, tutte le aree che qui vengono per male ci seguite tutte. Per come la vedo io, un copernicano è una persona che entra in Copernico e vive Copernico non come il suo spazio fisico dove ha un ufficio, ma come la sua azienda. Quindi un copernicano entra dentro e vive l'azienda, e quindi vive tutti quelli che girano come potenziali risorse con cui interagire, sia a livello di competenze, sia a livello, e soprattutto perché la vera forza la stanno facendo i contatti. Ora, se ognuno se li tiene nella sua cassaforte, non solo perde opportunità lui, perché in realtà il tenere chiuso il business è perdere opportunità. In realtà avere il coraggio di aprire le proprie competenze, i propri contatti, genera opportunità. Si è autorizzati a origliare un Copernico. Se non vuoi essere origliato, vai in un'altra squadra. Ci sono spazi chiusi. Nel momento in cui ti siedi negli spazi aperti, non dico che dai per scontato, puoi immaginare che chi sta alle tue spalle ti stia ascoltando. E dice: aspetta, attimo, guarda, ti ho sentito, io potrei darti una mano. Potrei integrare il tuo progetto con le mie competenze. Ecco, questo è Copernico, secondo me.